L'usatico alla testa di oggi è un po' diverso dal solito perché, a differenza delle altre volte in cui vi ho mostrato principalmente il make-up che utilizzo durante la settimana, questa volta vi mostrerò tutti i prodotti viso-corpo che ho utilizzato nel periodo in cui sono partita in Sardegna, che è stato per più di un mese, e vi mostrerò anche tutte le cose che ho terminato e appunto tutte le cose che io metto all'interno del mio beauty quando parto. Quindi questo video ha un triplice scopo, che è appunto quello di farvi vedere il mio beauty, di farvi vedere i prodotti terminati e quindi parlarvene e recensirveli, e appunto di farvi vedere gli usati con la testa. Comincio mostrandovi le creme che ho portato e che volevo smaltire. In realtà sono due burri corpo. Il primo è questo qua di H&M, che ho acquistato già parecchio tempo fa e che mi è durato moltissimo. La sua consistenza è molto burrosa e, nonostante il periodo caldo estivo, non si è mai sciolto, non ha mai dato nessuna problematica, non ha mai formato quel classico strato di olio che molti prodotti fanno. Ho già staccato l'etichetta perché voglio recuperare questa confezione che mi piace da morire e voglio metterci al suo interno. Sono un po' indecisa se mettere dei bracciali o degli anellini, comunque la voglio proprio recuperare, farci qualcosa di carino esternamente e poi riutilizzarla. Ed è bellissima perché, nonostante sia tutta in plastica, sembra che abbia appunto il coperchio di metallo. Questa crema faceva parte della linea Cashmere di H&M e principalmente, piuttosto che un prodotto idratante come purtroppo diceva all'interno della confezione, l'ho trovato un prodotto più profumante, ecco, l'ho utilizzata principalmente per profumare la mia pelle. Amo insomma di crema profumata, non tanto idratante, perché effettivamente il ruolo idratante non è che lo ricoprisse così tanto bene. Poi l'altra crema, o meglio burro sempre, che mi sono portata è questo qui dell'Occitane, e questa è la mia fragranza preferita in assoluto di tutti i tempi per quanto riguarda le creme corpo, perché è davvero davvero divina, e se vi capita passate e annusatela, perché è davvero una profumazione intensa che dura tantissimo, addirittura fino al giorno dopo. Se la mettete la sera, poi andate a letto, il giorno dopo la mattina vi svegliate con questa profumazione inebriante, e credo sia davvero ottima. A differenza dell'altra, questo ovviamente è un ottimo prodotto, ha anche un costo piuttosto elevato. Io l'ho acquistato già un po' di tempo fa in outlet, dove c'è una scontistica piuttosto alta, se non sbaglio del 25% o del 20%, e questo si chiama Bouquet de Date. È una crema ultra ricca per il corpo, un 100 ml, ed ha un ottimo 25% di burro di karité. Sono prodotti davvero favolosi. Ho guardato poi l'Inci, che non è proprio dei migliori, devo essere sincera, però è una crema davvero ottima, è utilizzata sempre per profumare il corpo, è pazzesca. Anche in questo caso io non la utilizzavo tanto per idratare, proprio perché la volevo centellinare, perché l'odore è pazzesco, divino, davvero un ottimo prodotto. Se vi capita passate ad annusarla perché ne vale la pena. Tra gli altri prodotti che mi sono portata ma non ancora terminati c'è il mio tonico della Bioderma, e questo l'avevo acquistato insieme al latte detergente. Sono due prodotti che avevo acquistato per pelli sensibili disidratate. Questo è davvero davvero stupendo. Chi conosce i prodotti della Bioderma, specialmente quelli con il flaconcino rosa, ma anche questi devo dire sono davvero favolosi. Strucca molto bene, lascia la pelle bella fresca, idratata, è davvero un prodotto ottimo. Il latte detergente l'avevo già finito, questo l'ho portato con me e l'ho riportato praticamente che ci saranno al massimo due applicazioni forse. Ottimo, ottimo, ottimo prodotto, davvero secondo me da provare. Io l'avevo comprato in un bipack, appunto vi ripeto, insieme al latte detergente, per il prezzo di 11 o 12 euro, comunque un ottimo affare. Le confezioni sono da 250 ml. Altro prodotto che ho portato e che non ho ancora terminato, perché comunque ce n'è ancora tanto, è il mio spray di Frank Provo. Questo, come sapete, è un protettore per capelli da applicare prima del phon o eventualmente prima della piastra, se non avete quindi lavato i capelli. Protegge fino a 180 gradi ed è uno dei prodotti dei quali vi ho parlato più spesso, vi faccio la testa a palla. Non ne ho mai provato nessun altro perché sempre con questo mi sono trovata benissimo fin dal primo utilizzo e non mi è mai venuto in mente appunto di provarne nessun altro. Adesso arriva fino a qua, quindi ce n'è davvero poco, farò altri 5-6 utilizzi, massimo 10,
e poi non so se riacquistare sempre lo stesso o cambiare giusto per la curiosità appunto di provare qualcos'altro. Consigliatemi eventualmente un protettore per capelli se ne conoscete uno buono e valido. Un altro prodotto che mi sono portata e che ho riportato indietro perché non è terminato è questa crema deodorante qua. È una crema deodorante che va bene per tutto il corpo, è dell'Erbolario Lodi e la linea è Meare. Io non vi dico niente, questo è l'unico prodotto che acquisto e riacquisto nonostante il costo alto a parer mio, perché effettivamente funziona e non l'acquisto per deodorare tutto il corpo, ma l'acquisto solo esclusivamente per le ascelle, perché un prodotto così non l'ho mai provato, neanche quelli della farmacia, neanche i deodoranti più assurdi in commercio, quelli con talco, senza alcol, mi fanno questo effetto. Questo è davvero pazzesco. Niente, è una crema deodorante con estratto di dattero e di mirra. Oltre alla profumazione, a parer mio, stupenda, questo davvero asciuga la pelle, la tiene profumata a lungo, anche se sudate non vi fa puzzare. Pazzesco, mi piace da morire, vi ripeto, è caretto perché sono 50 ml e costa, se non sbaglio, quasi 12 euro, o 11 o 12 euro, ora non ricordo con certezza, però vale assolutamente la pena, io ce l'ho anche da tanto e nonostante ne faccio un utilizzo giornaliero, perché ne basta davvero pochissimo, questo mi sta durando tanto e senza dubbio vale la pena ricomprarlo. Se passate in un negozio all'erbolario, per favore odoratelo, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché anche solo la profumazione è davvero stupenda. Altri due prodotti che ho portato sono entrambi di Yves Rocher e sono completamente terminati. Il primo alla mia destra è questa maschera oleosa riparatrice che al suo interno contiene tanti prodotti molto idratanti, tra cui Babassu, jojoba e macadamia, e ve ne ho parlato e straparlato anche nel video dei prodotti che utilizzo per la cura dei miei capelli, perché agisce in maniera davvero idratante sui miei capelli, li ripara in profondità, li profuma tantissimo. È una maschera a parer mio ottima che, se non sbaglio, vi ho già consigliato e anche adesso io vi straconsiglio. È una maschera oleosa, va applicata circa 10 minuti prima di lavare i capelli, se riuscite applicatela anche mezz'ora, 40 minuti prima, perché assolutamente è tanto di guadagnato. E niente, poi va risciacquata e non abbiate paura, nonostante la consistenza oleosa si risciacqua davvero benissimo con un normalissimo shampoo. Super consigliata, super profumatissima, davvero un ottimo prodotto, mi strapiace. E l'altro prodotto invece è sempre di Yves Rocher, del quale vi ho già straparlato migliaia di altre volte, ho finito l'ennesimo, è questo accetto al lampone per i capelli che dona tantissima luminosità ai capelli spenti che hanno bisogno appunto di essere ravvivati. Questo lo utilizzo molto spesso e l'utilizzo che se ne fa è appunto sotto la doccia o subito dopo aver lavato i capelli. Dopo l'ultimo shampoo andate appunto ad applicarlo su tutti i capelli e poi lo risciacquate, perché questo è un accetto da risciacquo. Fantastico, l'ho già straconsigliato, vi ripeto, è un ottimo prodotto nel caso di quei capelli appunto spenti, senza luce, che hanno bisogno di una ravvivata. Ve lo straconsiglio anche in questo caso, ottimi prodotti, questi due di Yves Rocher sono spettacolari. Altro prodotto che mi sono portata, sempre per i capelli, e l'ho anche terminato, sono questi semi di lino di Vital Care, o meglio, sono dei cristalli liquidi all'olio di semi di lino per tutti i tipi di capelli. Questi mi strapiacciono e so che è un prodotto completamente siliconico, quindi ovviamente io ve lo dico, poi a me non interessa particolarmente, anche se ogni tanto sui capelli ci sto attenta. L'utilizzo che faccio di questo prodotto probabilmente l'avrete visto anche nel mio ultimo video in cui vi faccio vedere quella pettinatura carina che mi avevate richiesto. Lo vado appunto a frizionare sulle punte per ravvivarle, per dare un po' di corposità ai miei capelli. L'altro utilizzo che faccio dei prodotti così siliconici ai semi di lino è quello di applicarli subito dopo aver lavato i capelli, soprattutto per la profumazione che lasciano. Infatti sono dei prodotti che una volta asciugati con il phon lasciano stranamente, perché effettivamente non hanno questo scopo, però lasciano una profumazione incredibile. Al momento sto usando i semi di lino di Bottega Verde, sono quasi terminati. Se conoscete dei cristalli liquidi o di semi di lino che valga la pena provare, consigliateveli giù in basso nei commenti, perché appunto tra un po' comprerò dei nuovi semi di lino e volevo sapere un po' che cosa mi consigliate. Questi ad ogni modo sono buoni e mi piace anche la profumazione, la consistenza, sono praticamente tutti molto oleosi, ne basta davvero pochissimo, due goccine al massimo, soprattutto nel mio caso adesso ho i capelli molto corti, quindi due goccine vanno benissimo.
molto 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 buoni. Vi parlo adesso di prodotti che non mi sono piaciuti assolutamente, che mi sono portata proprio per terminarli, quindi con lo scopo di terminarli, e tra un po', tra l'altro, abbiamo anche finito. Uno dei prodotti che non mi è piaciuto assolutamente, che boccia, straboccia, gli ho lanciato tutte le maledizioni di questo mondo, è questo prodotto per il contorno occhi di Giardino Cosmetico. L'ho odiato con tutto il cuore, è terrificante. L'ho tenuto anche nella sua confezione per farvelo vedere, perché pensavo di aver scoperto l'America, a parte che mi piaceva tantissimo come era confezionato qui dentro, molto carino, però è un prodotto terribile. Il packaging in questo caso mi ha tratta in inganno, pensavo fosse un prodotto con inci verde, invece in realtà sì, ha un inci non malvagio, però non è tutto questo appunto inci verde che vogliono farci credere con questo packaging abbastanza carino e accattivante. C'è scritto che è testato dermatologicamente presso l'Università di Ferrara e contiene gemmo derivato di ribes del Piemonte e avena, contiene acido ialuronico e vitamina E. La confezione è questa, piuttosto piccolina, però se considerate che si tratta di un prodotto per il contorno occhi, ovviamente c'è tanto prodotto, sono 15 ml, quindi poche gocce o pochi, appunto, pochi spruzzi ogni giorno vi permettono una durata piuttosto lunga, diciamo di qualche mese. Ecco, alla fine questo prodotto è andato ad idratare tutto tranne che la zona del contorno occhi, perché ogni volta che provavo a metterlo nella zona del contorno occhi gli occhi si infuocavano, mi diventavano completamente rossi e cominciavo a lacrimare in una maniera incredibile. Potete chiedere al Momo, la sera lo mettevo prima di andare a letto, mi giravo da lui con due occhi a palla così, che davvero facevano spavento. Io ho lanciato qualunque maledizione, alla fine credo di averlo utilizzato per altre milioni di cose tranne che nel contorno occhi, perché mi dava davvero un grande fastidio. L'ho provato 3, 4, forse 5 volte giusto per dargli delle chance, ma assolutamente niente, non sono riuscita a farne l'utilizzo appunto per cui dovrebbe essere destinato. Quindi lo boccio, lo straboccio e lo sconsiglio con tutte le mie forze. Se vi siete trovate bene, fatemelo sapere, perché può darsi che io sia intollerante a qualcuno dei prodotti contenuti al suo interno. Però mi sono trovata davvero malissimo. Niente, non c'è stato niente da fare. Altro prodotto che ho utilizzato e che purtroppo non ha fatto granché su di me è questo prodotto di Bottega Verde per i piedi della linea SOS Piedi, concentrato riparatore intensivo nella fascettina arancione dice secchezza. Non è colpa del prodotto secondo me, perché comunque con i prodotti della linea Piedi di Bottega Verde mi sono sempre trovata piuttosto bene, sono abbastanza idratanti, sono piuttosto profumati. Purtroppo quest'anno avevo una grossa problematica di piedi screpolati e io do moltissimo la colpa al mio vecchio lavoro, perché indossavo gli anfibi per tutta la giornata, quindi comunque si comprime il piede, lo si costringe a stare in una forma che appunto non è la sua naturale, il piede va a grattare di lato, va a grattare sull'osso, insomma andava a grattare dappertutto. I miei piedi quest'estate sono stati osceni, ve lo giuro, bruttissimi. E chi mi segue già da tempo sa che io già verso febbraio-marzo comincio a preparare i miei piedi per l'estate, quindi li levigo, li coccolo, faccio i sali, faccio praticamente qualunque cosa. Quest'anno sono dovuta ricorrere a questo prodotto e anche questo purtroppo non ha avuto nessun effetto contro i miei piedi molto screpolati, sono stati bruttissimi. Ho acquistato addirittura una sorta di spugnetta tipo in pietra pomice, anche se è una cosa un po' più particolare, con quella sono riuscita a levigarli tanto, però ho dovuto ricorrere a metodi molto 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 più intensivi per appunto eliminare tutte le pellicine antiestetiche. Anche questo è piccolino nel suo formato e l'avevo acquistato sempre insieme ad un altro prodotto, come vedete è molto piccolo, l'avevo acquistato appunto insieme ad un altro prodotto che serve per ammorbidire le unghie, e quello purtroppo è difficile da smaltire perché io non ammorbidisco spesso le mie unghie, non so neanche quale sia l'utilizzo di andare ad ammorbidire le unghie. Ovviamente se avete dei piedi certo devastati, come poteva essere il mio caso con l'utilizzo per 2 anni consecutivi di anfibi, poteva anche darsi che le unghie fossero un po' devastate, che quindi ci fosse bisogno di ammorbidirle. Per fortuna non ho avuto bisogno, quindi il prodotto per ammorbidire le unghie credo rimarrà ancora per un bel po' nel cassetto, mentre questo ormai è andato.
Altro prodotto in full size che ho utilizzato e terminato è questa crema della Omia, e questa è una crema mani. Tutto quello che volete è positivo per l'INCI sicuramente, perché è una crema ecobiologica con l'aloe vera, zero parabeni, zero oli minerali, zero PEG, siliconi e coloranti sintetici. Il suo difetto è che nella confezione c'è scritto che non unge, mentre in realtà secondo me è una crema che rimane abbastanza onticcia. Può essere sopportabile nei periodi un po' più freddi, ma d'estate è davvero, davvero, davvero schifosa, perché rimane molto, molto unta sulle mani, è difficile da assorbire. Non è la mia crema preferita, c'è proprio da dirlo, è proprio una crema che può essere utilizzata la notte se mettete i guantini microfibra o se avete magari quel tipo di piede screpolato di cui vi parlavo prima, forse può andare ad idratare e potete comunque solo applicarla durante la notte. Per il resto io purtroppo non mi sono trovata bene con questa crema, quindi mi sento anche di sconsigliarla. Tra l'altro devo mettere un puntino sulla E, i prezzi della Omia, io questa l'avevo pagata 1,99€, i prezzi della Omia sono aumentati secondo me tantissimo e senza alcuna ragione effettiva. Poi io non conosco tutta la gamma di prodotti, ho provato soltanto uno shampoo col quale non mi ero neanche trovata poi così bene, perché mi rendeva i capelli un po' secchi, quindi ci voleva comunque sempre un balsamo. E però non giustifico appunto tutto questo aumento di prezzo. Vorrei magari provare qualche prodotto che secondo voi vale la pena provare, quindi consigliatemi qualcosa. Mi piacerebbe dare un'altra chance a questo brand, perché comunque produce delle cose con inci buono, quindi magari ci saranno dei prodotti che andranno bene pure a me. E niente, fatemi sapere se conoscete qualcosa. Tra l'altro io ho sempre solo utilizzato quelli all'aloe, quindi anche lo shampoo precedentemente utilizzato era all'aloe. Boh, fatemi sapere se voi conoscete degli altri prodotti della Omia e cosa eventualmente mi consigliate. Io con questo in particolare di cui vi sto parlando oggi non mi sono trovata granché. Abbiamo quasi terminato, vi mostro i campioncini che mi sono portate, che appunto ho finito. Anzi, il primo, questo campioncino di colluttorio della Vitis, me l'ha regalato mia sorella, che ero già giù in Sardegna e lei lavora da un dentista e un assistente alla poltrona, quindi ovviamente la mia pusher di prodotti appunto per l'igiene orale, e mi ha regalato questo campioncino qua di colluttorio alla mela verde, uno dei colluttori più buoni in assoluto che io abbia mai assaggiato. E non so se si tratta di una fornitura particolare che fanno ai dentisti o se si può trovare in farmacia, però se lo trovate questo qui alla mela verde è divino, è veramente buono, non c'è altro da dire. E poi, altro prodotto che mi sono portata e che ho terminato, è uno struccante, questo è proprio un latte detergente della Clinians. Niente di particolare come latte detergente strucca, non è assolutamente il migliore che io conosca, però ce l'avevo appunto nel cassetto già da parecchio tempo, volevo terminarlo, è proprio piccolino, un formatino da viaggio. E niente, questo ha azione purificante ed è idratante e addolcente con pH fisiologico con estratto di malva. Insomma, niente di particolare, però per l'utilizzo che ne ho fatto appunto in quei giorni è andato più che bene. Infine ho terminato queste salviette intime, generalmente tengo sempre delle salviette sia intime che non all'interno della borsa, le ho già ricomprate, sono anche curiosa di provarle perché sono della Neutrom ed ancora non le ho cominciate. E queste sono della Speedy Care, me le aveva regalate sempre mia sorella, appunto sono delle salviette normalissime per l'igiene intima. Mi ricordo di queste salviette che sono molto ben imbevute e abbastanza grandi, quindi vanno benissimo quando magari siete in un luogo pubblico, in un bagno pubblico e appunto avete necessità di rinfrescarvi. Quindi ho terminato anche queste che mi ero appunto portata giù per questo periodo, e ho terminato anche questo campioncino di profumo al cocco di Bottega Verde, davvero buonissimo, è piaciuto a tutti quanti quando l'ho messo. E ho terminato anche questi due campioncini di crema pelle della linea Pelle Pura. Sono creme sebo equilibranti con estratto di salice, sono sempre di Bottega Verde, anche queste me le ha regalate mia sorella, perché ogni volta che cambio aria, proprio faccio da Piacenza a Cagliari, la mia pelle praticamente si riempie di brufoli. Non mi sono serviti a niente, devo essere sincera, perché nonostante siano sebo equilibranti, comunque i brufoli sono rimasti lì per 2 belle settimane ed erano davvero qualcosa di orrendo. E niente, non so che dirvi effettivamente. Poi da 2 campioncini probabilmente non si può capire
come agisce una crema, però c'è anche da dire che io non ho una pelle grassa o mista, io ho una pelle normalissima, solo ed esclusivamente quando cambio aria purtroppo mi si formano i brufoletti, quindi non lo so, non voglio dare un giudizio su queste creme perché magari su altre persone possono andare benissimo, però in questo caso su di me non hanno fatto alcun effetto. L'ultimo prodotto che ho terminato, sempre per il generale, è la mia pusher di fiducia, è stata la mia pusher appunto a fornirmelo, è sempre un collutorio senza alcol della Daycare. Credo di aver terminato, vi ho fatto davvero vedere tutto quanto, addirittura siamo arrivati a parlare di generale, cosa che io non faccio quasi mai. Niente, spero il video vi sia stato utile, intanto per capire un po' come faccio io il mio beauty da viaggio e prendere magari spunto, scegliere quei prodotti che stanno per terminare e magari portarli con sé proprio con lo scopo di terminarli. Come vedete, l'ho usati con la testa, sta avendo un grande successo perché in questo modo sto riuscendo a terminare tantissime cose che avevo in sospeso e che magari tenendole per troppo tempo così nel cassetto andrebbero male, invece l'usati con la testa mi aiuta appunto tantissimo a sistemarmi con le cose che ho in arretrato. Fatemi sapere un po' di voi come sta andando il vostro usati con la testa, lasciatemi giù in basso appunto i vostri consigli se avete qualche prodotto da consigliarmi e come al solito vi mando un grosso bacio, grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo, ciao!